Dal 27 al 30 agosto e dal 3 al 6 settembre, presso la Fraterna Domus di Sacrofano, si sono svolte le giornate residenziali di formazione per i sacerdoti della diocesi di Albano. Abbiamo avviato il nuovo anno pastorale 2019-2020 con le due settimane di aggiornamento per il clero alle quali hanno partecipato tutti i sacerdoti della nostra diocesi. Sono state due settimane anzitutto di studio. Abbiamo approfondito il tema della creatività, il tema del convegno pastorale di giugno scorso, creativi per fare il discernimento all'opera. Ci ha aiutati l'ingegnere Giuseppe Gionta, il quale ci ha introdotti ad utilizzare alcuni strumenti per essere creativi, per liberare la creatività che c'è in ciascuno di noi. La sfida è proprio questa: quella di trasformare l'azione pastorale, alcune prassi pastorali, ma farlo in modo creativo, cioè capace di dire qualcosa all'uomo di oggi. Abbiamo avuto anche un momento di spiritualità, una meditazione dettata dal nostro vescovo e infine la presentazione di alcuni strumenti, alcune pubblicazioni, naturalmente gli atti del convegno pastorale diocesano creativi per fare, poi i due Enchilidion, l'Enchilidion 3 cioè sono dei manuali per la parrocchia, l'Enchilidion 3 sulla privacy in parrocchia e l'Enchilidion 4 invece che è frutto di un lavoro un pochino più prolungato nel consiglio pastorale presbiterale, eh, nelle parrocchie, abbiamo riflettuto sulla tutela dei minori e un ultimo sussidio invece preparato dall'ufficio per l'ecumenismo che è proprio un piccolo manuale per l'ecumenismo in parrocchia. Nell'ambito della settimana di formazione e di aggiornamento per il clero della diocesi di Albano, una bella esperienza è stata questa del laboratorio pastorale. Il tema quest'anno era il tema della creatività. Il lavoro è stato interessante perché abbiamo studiato qualche metodo, anche proprio qualche tecnica per generare idee e successivamente per arrivare a una sintesi di queste idee in modo di fronte a qualche questione di poter tirare fuori delle soluzioni che siano soluzioni concrete, praticabili. Ci siamo divisi in gruppi, e ogni gruppo ha seguito un suo percorso e al termine ogni gruppo ha presentato il proprio risultato agli altri. Quindi c'è stato anche un commento generale sui risultati e si è potuto in questo modo arrivare anche a una convergenza su qualche risposta davvero efficace e concreta a delle problematiche che quotidianamente sono sul, sul tavolo. E eh, nell'ambito delle parrocchie della diocesi. Si racconta che nella elezione di un Papa in epoche antiche non ci si intendeva sul nome da scegliere. E allora eh, un cardinale espresse questa formula: se è santo preghi per noi, se è dotto ci faccia da maestro ci insegni, ci ammaestri, se è prudente, se cioè sa entrare nel concreto delle relazioni fra le persone con la realtà che ci circonda nella storia, allora egli ci governi. E sono i tre aspetti che noi cerchiamo di curare in questo soggiorno estivo. Un pomeriggio intero Cominciare dal mezzogiorno fino alla sera, dedicato alla preghiera per disporci al nuovo anno invocando l'aiuto di Dio. Poi ci sono momenti di studio e quest'anno abbiamo ripreso alcuni temi sui quali. Abbiamo lavorato durante l'anno pastorale e di cui adesso consegniamo anche dei documenti guida. E poi c'è il grande tema della guida della comunità, e su questo, con l'aiuto dell'ingegnere Gionta, abbiamo lavorato. Ed è importante perché il nostro punto di riferimento è i criteri per la guida della comunità parrocchiale in concreto, abbiamo tradotto in termini un pochino più tecnici e più classici, in un certo schema che potrebbe chiamarsi manageriale ma nella forma più positiva, ciò che l'anno scorso e due anni fa abbiamo detto e su cui ci siamo soffermati anche con dei laboratori sul tema del discernimento in comune, il discernimento spirituale in comune, dunque sempre guardando ai nostri consigli parrocchiali. E diocesani ovviamente. Sul tema Dio vide che era cosa molto buona si è svolto il 7 e l'8 settembre ad Ariccia presso l'Istituto dei Padri Somaschi il corso di aggiornamento per gli insegnanti di religione della diocesi di Albano a cura dell'Ufficio diocesano per l'educazione, la scuola e l'insegnamento della religione cattolica. Quest'anno in sintonia con il cammino della nostra chiesa locale la tematica che affronteremo e su cui lavoreranno i nostri circa 300 insegnanti di religione è la creatività. Una tematica che noi abbiamo cercato eh, di declinare in attività, in iniziative, in vari momenti delocalizzati, ma soprattutto in formazione, cercando di capire che cosa significa per un insegnante di religione cattolica per un docente che si trova a dover lavorare eh, con bambini di infanzia, primaria, ragazzi di scuole medie e scuole superiori, imparare ad essere creativi. Cosa significa creatività? È un termine astratto se non gli diamo anima, se non gli diamo carne. E che cos'è la creatività per un insegnante? Siamo tornati allo sguardo. Ieri pomeriggio abbiamo eh, trascorso l'intero pomeriggio eh, a ragionare proprio sullo sguardo di Dio e su come noi siamo chiamati a eh, rivivere in noi, a riabitare quello sguardo. Ci ha accompagnato nella relazione ieri pomeriggio la biblista Emanuela Buccioni dell'ordo Virginum della diocesi di Terni ed è stato davvero molto interessante perché eh, Pur partendo da Genesi 1 e 2, dal grande racconto della creazione, perché la tematica è stata appunto, e Dio vide che era cosa molto buona, Emanuela ha sottolineato l'aspetto di un Dio che ci chiama ad essere collaboratori nella creazione sempre in atto. Eh, Dio che affida la terra alle mani dell'uomo perché l'uomo la custodisca. Immaginiamo i ragazzi, i bambini eh, di ogni classe delle nostre scuole come la terra che Dio affida agli insegnanti. Uno sguardo delicato, uno sguardo che sa farsi compagno, sa accarezzare le situazioni e sa assumerle. Questa mattina abbiamo ascoltato un'esperienza sul campo, quella del dirigente scolastico dell'Istituto Campo Verde di Caivano in provincia di Napoli. Eugenia Carfora, una dirigente di fuoco perché la sua è un'esperienza in frontiera, è una dura battaglia non contro qualcuno ma per il bene dei soggetti più deboli che sono i ragazzi nelle scuole. È una battaglia contro la dispersione scolastica, è una battaglia contro l'abbandono, contro l'indifferenza, contro la mediocrità, è una battaglia per le regole, è una battaglia per il bene, è una battaglia che vuole radunare attorno al bene dei ragazzi le forze migliori che pure ci sono anche nei territori più degradati. Ebbene questa donna ha saputo trasmetterci un di più di speranza, di passione. Davvero abbiamo colto nelle sue parole eh, la capacità di uno sguardo che ricrea, di uno sguardo che tocca le situazioni e è un po' come il dito di Dio. Dove passa lascia il segno, un segno buono, un segno di speranza perché dopo anni di lotta, dopo anche grosse sconfitte, i ragazzi crescono, le scuole si riaprono, i ragazzi... Trovano valori e trovano anche posti di lavoro. Ecco, questa è stata davvero un'esperienza molto interessante: di come si possa interagire con le istituzioni, di come la realtà, anche se è una realtà di degrado sociale, una realtà di periferia, una realtà difficile, ha sempre dei germi di bene. La differenza la fa l'occhio di chi guarda e la passione poi di chi davvero ci mette la faccia e il cuore. Sabato 21 settembre Papa Francesco sarà in visita alla Chiesa di Albano e presiderà la celebrazione eucaristica nell'anniversario della dedicazione della Basilica Cattedrale di Albano e in avvio dell'anno pastorale. Domenica 22 settembre Convegno diocesano dei catechisti. Il convegno si terrà presso i padri somaschi in Ariccia.